E buongiorno, arrivo a sorpresa in questa ultima puntata della settimana di Buongiorno Fitness. Buongiorno a Gabriele Calista, buongiorno, buongiorno a Marco Riti. Avete conosciuto Gabriele l'altro ieri, siamo in sua compagnia in questo fine settimana per degli esercizi molto forti a cui si sottoporrà Marco. Ricordiamo che Gabriele Calista è stato campione europeo di powerlifting nella sua categoria nel 2019. Gabriele, una curiosità, abbiamo visto lo squat, lo stacco da terra, oggi la panca. Sono questi gli esercizi che tu mostri quando fai le gare? Sì, questi sono gli esercizi, diciamo, in una gara di powerlifting. In ordine viene fatto prima lo squat, poi viene fatta la panca piana e poi viene fatto lo stacco da terra. E praticamente il totale quindi viene calcolato sull'alzata, diciamo, migliore, più forte di ogni disciplina, e poi c'è un totale e lì la classifica, insomma. Bene, vediamo se Marco è oggi alla tua vediamo altezza, la panca piana. Sicuramente la dice lui che non ha il microfono. Farebbe bella figura in una gara di powerlifting. Marco sì. È anche presentabile, come si vede. Allora, questa è la panca piana. La panca piana, diciamo, è l'esercizio più gettonato in palestra. Purtroppo, dico perché purtroppo perché i ragazzi di oggi si focalizzano solo sulla panca piana. Per far vedere i pettorali poi al mare, è un esercizio utilissimo, per l'amore di Dio, però non bisogna trascurare anche le altre parti del corpo. Esatto. Allora, vediamo come svolgere questo. Allora, niente, Marco quindi si è allungato sulla panca, diciamo, come regola base mettersi con gli occhi sotto il bilanciere per, diciamo, centrarsi. Prende il bilanciere, così lo stacca, inspirando lo porta al petto, fuori l'aria, ecco qua, perfetto. 60 kg? Questi sono sempre 60 kg, sulla panca piana si sentono già 60 kg, perché a differenza dello squat, diciamo, questo è un esercizio che viene fatto con i pettorali e come gruppo muscolare sono molto più piccoli delle gambe e della schiena. Essendo il corpo allungato, è più sostenibile questo esercizio, più facile? Sì, perché di fatto qui i piedi devono essere a terra. Ora, nello specifico, questa panca ha delle pedanine sue, comunque qui si devono tenere i piedi ben saldi a terra, schiena a terra, testa appoggiata sulla schiena, in modo che si porta quindi la pressione sulla schiena a zero. E come dicevo, questo è un esercizio che lavora quindi sul muscolo pettorale, sul deltoide, sulla spalla, anche il dorsale se vogliamo, perché quando Marco va giù, diciamo, si contrae anche involontariamente un po' il dorsale, quindi anche questo è un esercizio che guarda più muscoli, anche le braccia, vediamo anche i tricipiti come lavorano, si vedono proprio a occhio nudo. C'è un coinvolgimento forte. C'è un coinvolgimento forte. Della parte superiore del corpo. Invece variante casalinga? Variante casalinga la possiamo fare con le comunissime flessioni, che sono, diciamo, anche quegli esercizi classici che vengono fatti in casa, e possiamo farli in una versione, diciamo, più maschile, flessione comune. Con Marco dove? Eccola qua. Ecco qua, questa è la versione magari un po' più femminile, con le ginocchia a terra e i piedi sollevati. Non è facile però, insomma, non è facile, magari farli su un asciugamano, non proprio con le ginocchia sul pavimento, però anche questo è un esercizio molto molto completo. Eccolo qua, una versione classica. Quali benefici dà questo esercizio? Stessa cosa, qui lavorano molto le spalle, le braccia, i tricipiti, i bicipiti, i pettorali. Anche questo è un esercizio completo, diciamo, che poi fa parte di qualsiasi allenamento, anche nelle forze armate, forze di polizia, le flessioni insieme alla corsa sono quelli più comuni. È venuto subito in mente il metodo militare, il vedere, esatto, Marco in questa posizione. Allora, noi
Ringraziamo Gabriele Calista per essere stato con noi, siamo stati proprio onorati di ospitarti. Grazie, e anche io. Di aver usufruito dei tuoi preziosi consigli. Tu ti alleni per un nuovo evento, vero? Sì, stiamo preparando, avevo detto basta, invece è uscita fuori un'altra competizione che si svolgerà nella metà di ottobre in due possibili location che sono Svizzera, Zurigo o in Polonia. Ora diciamo fra un paio di settimane definiamo bene la data e quindi ci prepariamo e facciamo quest'ultima avventura insieme alla palestra Redone Fitness. E noi ti facciamo forte in bocca al lupo, grazie a Marco Riti, che la prossima settimana tornerà ad avere voce e non pensare di avertela, di essertela scampata. Allora, noi vi diamo appuntamento in un'altra location con la nostra dietista Marina Manieri. Ed eccoci con la dottoressa Marina Manieri presso il Caffè Atene Le Dune. Il secondo giorno questo che dedichiamo ai cocktail. Questa bevanda ha anche un senso di aggregazione, di incontro, perché intorno ai cocktail nascono amicizie. In quale parte della nostra alimentazione, diciamo così, possiamo inserire il cocktail? Ecco, allora, diciamo che il cocktail non è un vero e proprio alimento, quindi non fa parte, per esempio, del gruppo dei vegetali oppure dei carboidrati, assolutamente no. È un alimento, diciamo, di tipo conviviale e sociale, quindi è qualcosa che comunque ci vuole che faccia parte, anche perché va a stimolare la socialità e, come dicevamo anche prima, le nuove conoscenze di cui magari abbiamo anche bisogno dopo le reclusioni che abbiamo nostro malgrado subito, però non ha una vera e propria collocazione, diciamo che possiamo definirlo un alimento opzionale perché comunque fa parte delle scelte occasionali di ogni giorno. Quali sono gli ingredienti più comuni di un cocktail? Allora, diciamo che il cocktail ha una formula base in cui c'è uno o più distillati, uno sciroppo e anche degli aromatizzanti, che in questo caso appunto sono la frutta di cui abbiamo parlato l'altra volta. Io vorrei invitare qui Michele Pavone, che sì, è lui che realizza questi cocktail. Ieri lo abbiamo anche intervistato, oggi lo salutiamo e lo ringraziamo di nuovo per queste sue creazioni. Allora, la vodka è un liquore russo, come sappiamo. Qual è la tipicità di questo liquore? Allora, intanto la vodka l'abbiamo scelta perché è l'ingrediente principe di questi cocktail che possiamo ammirare qui oggi. Esso è un distillato a base di cereali non invecchiato, di tradizione russa ovviamente. Quella utilizzata è sui 40 gradi e ha la particolarità di essere uno dei meno calorici rispetto a tanti altri distillati utilizzabili. Infatti per la vodka abbiamo circa 232 calorie per 100 grammi di prodotto. Ogni tanto possiamo concederci un cocktail alcolico? Ecco, vi dicevamo sì, intanto basta che non guidiamo. Importante, soprattutto diciamo, e anche ovviamente qua il gioco lo fa la quantità del prodotto. Certo, bere un cocktail magari occasionalmente una o due volte alla settimana in occasione di una serata tra amici va benissimo, poi se diciamo che è un cocktail ben bilanciato e ben pensato, dove all'interno abbiamo anche una parte di frutta e vitamine che ci aiutano anche a metabolizzare l'alcolico presente, il distillato presente, allora diciamo che sì. Grazie, come vedete con la dottoressa Marina Manieri non parliamo solo di petto di pollo alla piastra, insalata, ma veramente no. Ci occupiamo di tutto, anche delle cose che apparentemente sono meno consigliate, però con un'alimentazione dosata corretta si può mangiare o bere di tutto, sì, quasi. È più importante la generalità della situazione che andare a fare terrorismo su determinati alimenti. Tutto fa parte della vita, basta saperlo comunque un po' gestire. Giusto, grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie a Miguel, grazie al Caffè Atene Le Dune. Noi ringraziamo anche il nostro tecnico Alberto Capo, vi auguriamo un buon weekend, raccomandandovi a questo punto di non esagerare. Esattamente. Arrivederci.